sono come Giuda. Oggi molti uomini sono come Giuda. Giuda era un apostolo, un discepolo. Diceva di credere, ma era solo una menzogna. Oggi molte persone, cari, molti uomini e donne, dicono di credere, ma è solo un'apparenza. Molti dicono di credere, ma è solo un inganno, una finzione. Dicono di credere con la bocca, ma il loro cuore è lontano da Dio. Gesù diceva al popolo di Gerusalemme: questo popolo mi loda con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. Oggi la maggior parte degli uomini hanno un cuore duro, lontano da Dio. Non amano Dio, amano di più il denaro, amano di più il materialismo, i piaceri terreni. Sono diventati come Giuda. Giuda è un apostolo, Giuda era un discepolo, ma alla fine tradisce a essere. Dove arriverai tu alla fine? Dove arriverai alla fine della tua vita? Farai la fine di Giuda? Farai la fine di Giuda Iscariota, che per 30 denari tradì il Signore? Sapete qual è stata la fine di Giuda? Giuda si è suicidato, si è impiccato, è andato all'inferno. Cari, Giuda alla fine, per aver amato il denaro, Giuda amò il denaro invece di amare il Signore. Ascoltate, cari, invece di amare Dio, invece di amare la santa chiamata che Dio le aveva rivolto. Gesù disse: molti sono chiamati, pochi gli eletti. Oggi quante persone si spariscono, anche qui la maggior parte sono indifferenti, camminano come se niente fosse, non vogliono ascoltare la parola. Ma se qualcuno qui mettesse un televisore con i vostri film preferiti, con i vostri programmi immorali, con i film sensuali, ci sarebbe una coda qui. Non dire che non è vero, ci sarebbe una coda. Se mettessimo le partite di calcio, se mettessimo i programmi mondani, volgari, peccaminosi, pieni di nudità, di adulterio, di prostituzione, se qui mettessero una televisione con un film, ci sarebbe una coda. Ma siccome noi stiamo predicando, la gente passa indifferente. Ma stai attento, perché l'indifferenza ti porterà all'inferno.